collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia. Robin Tour e Planetario Viaggi, per noi i viaggi sono esperienze da vivere. Rechico Caffè, la tua pausa di qualità. Buongiorno amici del Nima Show, benvenuti, un'altra puntata del Nima Show. Oggi vi sono ritornato al mio studio principale, sì ragazzi, intanto vedete qua al mio fianco la piscina del nostro villaggio Copacabana in Cilento. Tra 10 giorni circa si partirà e passeremo una bella settimana con tutti coloro che hanno aderito a questo viaggio, ma tante novità nel 2020, altri viaggi stanno bollendo in pentola e ne parleremo a tempo debito. Oggi mi trovo qui, sono qui con un ospite, sono abituato ad avere al mio fianco una mora, ma oggi ragazzi sono in compagnia di una biondissima, e sto parlando della biondissima Cinzia Felloni. Buongiorno! Buongiorno! La vulcanica Cinzia Felloni, ragazzi, per chi non la conosce, andate a visitare il suo profilo Facebook, Cinzia Felloni, sì, e capirete di chi stiamo parlando. Anche la mia fanpage, Anche la tua fanpage, sì. Cinzia. Salutiamo i tuoi genitori che sicuramente ci stanno guardando. Certo, ciao. Intanto grazie per aver accettato il mio invito. Grazie a te. Che cosa Sempre dire? Un piacere. Ci siamo conosciuti quando? Un anno fa? Circa un anno fa, circa sì. Un anno ed fa. È stato veramente una... Amore a prima vista. Sì. Amore a prima vista artisticamente, ragazzi, perché... E poi ci siamo presi anche in simpatia, diciamoci la verità, sì. Tu hai tanta voglia di fare, io sì. Ho tanta voglia di fare, esatto. Al pubblico magari sembriamo un po' matti, ma alla fine... Va bene così. Due matti si sono trovati. Sì, perché bisogna essere... E ce n'è anche un terzo matto, ma ne parleremo tra sì. Poco, perché la tua partecipazione alla trasmissione di quest'oggi serve per pubblicizzare un evento in particolare. Già gli amici a casa stanno vedendo da qualche giorno... esattamente dal 9 di settembre lo spot di una grande serata, diciamolo già adesso, poi dopo lo ripetiamo anche durante la puntata. Il 29 di settembre che cosa succede? Alle ore 18 all'interno della Rocca di Soragna ci sarà il concerto del grandissimo ospite Nick Luciani. Guarda, 1, 2, 3, eccolo qua. Nick Luciani, la voce dell'anima, sì. Direttamente nella Rocca di Soragna, salutiamo il principe che... Un saluto che ha accolto con molto entusiasmo, devo Bene. Dire, questa iniziativa che io gli ho proposto, perché sono anche la manager di Nick e quindi... Wow. Stiamo lavorando bene, direi. Stiamo... Guarda che in questa inquadratura ti guarda a mezzo viso. Ah, benissimo. Comunque benissimo. Il nostro Nick è simpaticissimo. Io ho avuto modo di conoscerlo sì. A maggio quando hai fatto quel pranzo a San Michele Tiorre. È veramente simpatico. Sì, poi dopo recentemente hai fatto un qualcosa, adesso tra poco vediamo, sì, vediamo sì, un sì, po' sì. Gli sviluppi di questa collaborazione anche certo. Con lui. No? Certo, certo. Poi ovviamente la nostra Cinzia continua a cantare anche nell'orchestra Fantasy Group come ospite. Sì. Salutiamo tutti, tutti gli elementi, gli amici, certo. Tutti gli amici dell'orchestra. Intanto, cara Cinzia, prima di addentrarci nello spettacolo che si è tenuto la settimana scorsa in quel di Bergamo, così sì. Vedremo qualche immagine e mi spiegherai che cosa sei andata lì a combinare, vado in sovraimpressione con la pubblicità dell'amico Paolo Bertoli. Eccolo qua in sovraimpressione, ragazzi, venerdì 20 settembre lo trovate al MAC 2 di Ponte Sant'Ambrogio in provincia di Modena, mentre invece sabato 21 lo trovate al Dancing Rondò di Reggio Emilia. Rientriamo in studio e... andiamo in musica, ci ascoltiamo una bella kizomba. Uè, è molto sexy. No? Chi è che zomba? Chi è che zomba? In base a chi balla, zombano. E zombiamo. Arriva la barcadera, tutta per voi, vai che ce l'ascoltiamo. Thank you.
Eccoci qua amici, dopo questa bellissima kizomba di Paolo Bertoli, sono sempre qua con la biondissima, io ormai ti chiamo così. Va benissimo, va benissimo. Lo sei. Sì. Speriamo che non se la prenda la nostra Cocò, ma cara mia... Ciao Cocò. Sei simpatica anche a lei. Ma anche lei mi ti ha fatto pure gli auguri di compleanno il giorno del tuo compleanno, la settimana scorsa. È vero. Allora, stavamo parlando di questa partecipazione... collaborazione con Nick Luciani, ho parlato di Bergamo, ma sì, facciamo un salto indietro, sì, abbiamo parlato anche di maggio di San Michele Tiore, ma in mezzo c'è stata una serata addirittura in Calabria. Sì, in Calabria. Se n'è andata in Calabria per affiancare Nick Luciani in un concerto. Sì, in un concerto, sì, sì. Che come mai? Spiega, perché sono curiosissimo io. Perché ho degli amici che comunque hanno collaborato qua per l'organizzazione a maggio, e sono degli amici calabresi e quindi ci hanno sentito, siamo piaciuti e ci hanno chiamato là. Avete fatto un bel concerto. Quindi, sì, Francesco ha organizzato, che saluto, Francesco Scarpino, un grande amico. Che comunque e che sarà comunque anche lui con la sua impiantistica direttamente alla Rocca di Soragna il 29. Esatto. Alla quale io mi collegherò perché io verrò a fare le riprese. Sì, che meraviglia, ci sarà il Nima Show. Nima Show riprenderà per voi questo bellissimo concerto, e poi lo manderemo in onda. Ricordiamo anche che ci sarà un aperitivo, no? Sì, ci sarà un aperitivo offerto da una mia amica che ha una bellissima location che adesso poi lei illustrerà a tutti presenti, e quindi insomma sarà secondo me un pomeriggio molto divertente. Molto divertente come lo è stato in quei di San Michele Tiore, come lo è stato in quelli da Calabria. Tra l'altro andate a vedere nella pagina di Cinzia, ci sono anche degli articoli che vi hanno scritto. Sì, certo, in sì, Calabria. Tanti articoli. Ma sai, sì. Comunque stai affiancando un personaggio non indifferente. Certo, sì, di spessore. Di spessore, sì. Il famoso falsetto, ragazzi, anima mia! Sì. Solo lui riesce a farlo. Direi di sì. Che tra l'altro io ho utilizzato all'interno dello spot che vediamo ogni giorno qui al Nima Show. Andiamo subito con, prima di far vedere qualche immagine, faccio vedere una slide di un'orchestra che fa pubblicità qui al Nima Show e poi dopo parleremo proprio dell'evento di Bergamo. Ecco qua che arriva la slide, il 21 settembre troverete le 2M Group a Villa Torchi a Bologna. Mi raccomando, partecipate numerosi a questa serata con le nostre amiche 2M Group, che tra l'altro presto verranno a trovarci qui all'Anima Show. Andiamo in musica e ci ascoltiamo una bella canzone dedicata alla nostra Cinzia. Grazie. Stanotte la luna ci porterà fortuna. Che meraviglia. Beh, noi, ce l'ho qua la luna. Noi siamo fortunati. Sì. Noi siamo fortunati perché viviamo di musica, viviamo... Facciamo, guarda, io mi ricordo una cosa, ero in quei di Forte dei Marmi. Un anno, era il 1999. O 2000, siamo lì quando conobbi mia moglie, e facevo piano bar praticamente, no? E io dissi lungo il porticciolo che portava al mare, mi piacerebbe vivere di musica, ma te non sai quante me ne ha dette. Ma no, ma tu devi tenere la testa a posto perché devi avere il posto di lavoro, perché se dobbiamo fare una famiglia, dobbiamo avere uno stipendio fisso, no? Oggi mi trovo qui, ragazzi, vedi, quando bene. Una cosa è desiderata, c'è sì, poco da fare. Sì. O per, come dicevamo, ci arrivi in ogni cosa. Esatto. Andiamo in musica, ci ascoltiamo questa bella canzone, visto che la luna ce l'ha. Ce l'ho qua. Ce l'hai lì. Ce l'ho qua. Più bassa, Eccola qua. Ogni momento lei
tanta carne al fuoco abbiamo qui con la nostra Cinzia quest'oggi. Sono andato a vedere sul suo profilo, guarda quanta pubblicità ti sto facendo a sto profilo, che già è tartassato, perché ogni giorno tu tagli anche tante foto che riguardano la rivista New Magazine. È meravigliosa questa rivista. Ma ne parliamo dopo. Bene. Prima voglio andare a far vedere le immagini di questa serata in quei di Bergamo. Nel frattempo magari ne puoi parlare un po'. Che cosa avete organizzato? Ecco qua, guarda, allora, qui intanto c'è una foto di apertura fantastica. Bellissima, abbiamo cantato Animami insieme ed è stata sempre una grande emozione perché insomma rapportarsi con un mito della musica, capisci che... Guarda, veramente... ti si vede la gioia negli occhi, mentre canti, sei nel tuo mondo, sei nel tuo mondo, guarda, guarda. Oh, complimenti anche per la Misi intanto. Grazie. questo è il chitarrista. È il chitarrista che ci ha accompagnato, sì. Ecco qua, queste sono le immagini che abbiamo visto, ragazzi. Sì, sì. E abbiamo organizzato questa serata da Giuliana, era una cena di beneficenza. Giuliana è un'osteria molto conosciuta a Bergamo. È frequentata proprio da VIP. Uh-huh. E quindi è stata una serata dove c'erano il sindaco, il vice sindaco, primari, medici, perché era la cena del cuore. E quindi ci abbiamo messo veramente tanto cuore, tanta passione, siamo piaciuti molto e adesso riorganizzeremo ancora qualcosa. C'era anche la moglie del grande Roby Facchinetti, il mio amico, che mi ha mandato... Hai tutti questi giri in mezzo ai personaggi famosi. L'altra sera ti hanno visto tutti quanti a Rai 2. È vero. Io purtroppo ero fuori per lavoro. Che concerto era? Una serata? Il concerto di Red Canzian e Roy Paci. Hanno fatto una trasmissione dedicata a loro. Sì, è stato molto bello. Allora, tu eri con le canzianelle? Con le canzianelle, le mie amiche che saluto, le canzianelle, grandi, sì, perché abbiamo un gruppo che gestisco, no? Di Red, ci chiamiamo Canzianelle. Ogni giorno ci messaggiamo, ci scambiamo opinioni, insomma, frequentiamo questo ambiente. Hai capito. Io già ho preparato il videoclip della serata di Bergamo. Sì. Prima di ascoltare i tuoi videoclip, che comunque abbiamo girato con la Nima Production. Il mio regista. Dovremmo farne un terzo, no? Ti ricordi che me ne avevamo parlato? Sì. Poi dopo è passata l'estate. Lo faremo. Dai, adesso ci inventeremo. Dovevamo farlo al mare, ma visto che arriva l'inverno andremo in montagna con la neve. Va bene, ci sta. Possiamo basta fare che non scegli una canzone di mare, esatto. È lo stesso. Andiamo ragazzi in somma impressione con questo bellissimo videoclip e ce lo gustiamo totalmente. Guardate un po', non può mancare Nick Luciani con Anima Mia. Vai ragazzi, vai! Tutti su con le mani, dai, emozioniamo questo momento storico, dai! Ci sta, che così domani possiamo tutto. Andava a piedi nudi per la strada, mi vide come un'ombra, mi seguì, viso in alto picchi. Con
ragazzi, non può mancare l'acuto finale. Che bella emozione. Chiediamo scusa al pubblico per le luci, ovviamente era all'interno della, sì, della trattoria, però ragazzi, almeno il contributo ce l'ha portato a casa la Cinzia. Sì. Dobbiamo ringraziarti. Grazie. Anche per questo. Poi vabbè, non era perfetto, l'audio si sentiva bene. Bene, l'importante è quello. Sentiremo un grande concerto dopo il 29, perché io andrò a riprendere con le telecamere, faremo una cosa professionale al 100%, così ve lo gustate direttamente da casa. Non ce lo perdiamo. Però Nick devono Luciani anche venire a vederlo. Ovvio, ovvio. Sì, anche perché non saremo in diretta, no, non lo registriamo, ma no, devono venire in persona, sì, perché... Anche ve lo faccio conoscere. Appunto, perché ne parlavamo dietro le quinte, che è una persona meravigliosa, sì, molto alla mano e, sì, e direi che non, ne vale la pena conoscerlo assolutamente. Assolutamente. Ragazzi, nel frattempo andiamo avanti con la nostra pubblicità. Vi devo parlare del Tulipano di Parma, ne approfitto per mandare in onda la slide. Eccola qua, Centro Sociale del Tulipano, via Bonomi 23 a Parma. Prenotazione al 345 98 799 32. Domenica 21 settembre arriva l'orchestra di Loredana Ferrari. Domenica 22 settembre al pomeriggio, Orchidea Blu. Nel frattempo vado a preparare un'altra slide e vi parlo del castelletto di Parma, ovviamente, Circolo Polisportiva Il Castelletto. Altra serata dopo l'inaugurazione del 14 settembre, sabato 21 settembre troverete l'orchestra di Giorgio Eichebana. Circolo Polisportiva Castelletto, via 0839 a Parma, telefono 0521 24 43 62. Giorgio Eichebana, una grande orchestra con un repertorio in grado di soddisfare tutti i ballerini. Mi raccomando, partecipate numerosi. E tu, cara Cinzia, hai un appuntamento il 22, se non sbaglio. Sì, vero? Al Pier Maria Rossi con la mia orchestra Fantasy Group. E quindi vi aspettiamo numerosi anche lì. Ma ne parliamo dopo. Prima, certo, ci gustiamo Giorgio Eichebana con la mazurka dell'1-2-3. Che bella! Ciao palè! E questa è la mazurka dell'1-2-3. Se tu la vuoi imparare, prova a ballare. Vieni, non esitare, prova con me. E questa è la mazurka dell'1-2-3. Ah, che bella la mazurka dell'1-2-3. Già mi sembra di volare insieme a te. Stringimi fra le tue braccia più forte a te. E poi balliamo insieme con l'1-2-3. Thank you.
dell'1, 2, 3. Già mi sembra di volare insieme a te. Stringimi fra le tue braccia più forte a te. E poi balliamo insieme con l'1, 2, 3. Unione Parkinsoniani, in collaborazione con il Circolo Il Castello di San Prospero di Parma e il Circolo Arci Indios Mundo di San Polo Denza, domenica 29 settembre organizza un pranzo benefico per l'Unione Parkinsoniani presso la Polisportiva di Basilica Goiano. Inizio pranzo ore 12.30, seguirà pomeriggio in musica con Bruno DJ e tante sorprese. Menù, lasagne, gramigna alla boscaiola, torta fritta con salumi, torte miste, vino e acqua. 20 euro adulti, 10 euro bambini fino a 12 anni. Prenotazioni entro il 22 di settembre. Per info e prenotazioni, Rosita 329 63 89 25, Giuliana 349 37 11 404, Daniela 347 06 94 235, Unione Parkinsoniani 0521 23 13 18, info@parkinsonianiitalia.it. Amici, siamo sempre qui riuniti in questa confraternita di artisti con Cinzia Nicluciani in modo virtuale. Mi piacerebbe, sai cara Cinzia, averla ospite in studio un giorno, ma ne approfitterò il 29, intanto vi faccio un'intervista là, esatto, prima del concerto. Potrebbe anche capitare. Tu che puoi tutto su di lui, fallo, dici, adesso vieni a fare un'intervista solo quando te lo dico io, gli dico. Va bene. Abbiamo in mano ancora la nostra, io dico la nostra. Eccola qua, perché sì, è stata una mia idea. Sì. Però ho avuto il piacere di parlartene durante un'intervista per darmi una mano a divulgarla e tu l'hai, come ne hai fatto ragione di vita praticamente, certo, no? Certo. Si vedono già sulle pagine Facebook del Ni Magazine, ma anche sul profilo di Cinzia, tutte le varie attività commerciali che tu giri, dove lo distribuisci. Lo distribuisco, sì. E veniamo accolti veramente con molto piacere. Devo dire che conoscono la trasmissione. Io ti lancio una sfida, cara, sì, Cinzia. Non so se a te piace scrivere. Molto. Ti piace scrivere? Molto, sì. E perché non ci inseriamo una rubrica di Cinzia Fellone all'interno del Ni Magazine? Ma che bella questa cosa in diretta! Ah beh, scusa, ma che bella, io vedo, non è preparata, infatti vedo che è rimasta wow, non scioccata, però... Che soddisfazione, guarda, sì! Ti occupi di quello che ne hai voglia, Va bene. Dopo ne parleremo, ma... le tue idee sono ben accette e mi piacerebbe inserire una paginetta con la tua rubrica. Ti ringrazio tantissimo, dai, che bello, con molto piacere. Io direi che tutto l'impegno che ci stai mettendo, penso sia il minimo per ringraziarti. Grazie a te. Facendoti scrivere all'interno della rivista. Dovete sapere che lei mi chiama di volta in volta in base a dove va, a dove lascia la rivista, mi dice: ma Nicola, ma sei conosciutissimo, sì, appena entro mi dicono Ni Magazine. È vero, ma è vero, è verissima che... questa cosa, sei conosciutissimo. Mi piace, mi fa ormai piacere. Sei più famoso. Ma ti dirò che questa situazione l'abbiamo notata anche nelle due volte quest'estate che abbiamo fatto, siamo andati in due feste, Pannocchia, Cella di Noceto, sì, con il gazebo della trasmissione, veniva la gente lì a ringraziarci. E ci credo. Perché facciamo del bene per un'ora è di vero, divertimento. Questa cosa è verissima. È bello, secondo me, andare nelle feste, farsi, sì, vedere, che non siamo solo delle icone televisive, esatto, basta, no? Esatto. Infatti, non siamo VIP. No. Non siamo VIP. Un po', dai. Ma no, very important person. Siamo importanti soprattutto per le nostre famiglie. Esatto, quello è un po' come, quello, ma sì, sicuro. Ma per voi, per farvi divertire. Anche perché, guarda, io sono rimasto male ad una situazione. Eravamo in quei di agosto in Trentino, uh-huh, e c'era una gara di mountain bike internazionale. Allora, mio figlio, che è appassionato di mountain bike, abbiamo fatto vivere questa due giorni. Eravamo capitati lì per caso, c'era questa tappa internazionale. E chiese ad una
campionessa di mountain bike una fotografia. Lei rispose, sorry, it's not the moment. Oh, mamma mia. Scusi, non è il momento. Sì, sì, certo, capito. Allora, a me queste cose qua... Ma caso volle che questa campionessa è stata superata e ha vinto un'altra. Vedi? Allora, io dissi a mio figlio, perché non ti fai una bella foto con la campionessa in carica e tagghi su Instagram, perché loro sono su Instagram, no? E dici, sorry, it's not the moment. Hai capito? Grandissimo! Scusa, perché alla fine una fotografia, sì, è vero, non si nega a nessuno, neanche un autografo, e soprattutto con un ragazzo che cresce con questi ideali, sì, è uno... è vero. Una spinta ad affrontare lo sport con grande grinta, no? Insomma, se l'hai tirato un attimo e poi... Sì, ma poi gli è tornata indietro. Gli è ritornata indietro perché... Non tiratevela, ragazzi! No, non tiratevela! Però io me la tiro un attimo perché sono stata... Guarda che avevo il bodyguard, Ma infatti come stai parlando? A Bergamo, il bodyguard. Altro che sagra della polenta! Altro che sagra della polenta, ma bisogna fare quella. Anche perché, guarda, se la sagra della polenta è come quella di Cella di Noceto, e ne approfitto per salutare Gabriele Gandolfi, certo, il presidente della Proloco di Cella. Altro che festa. Sì, comunque, è bellissima, bisogna, tutto bello. Bisogna tutto bello. Fare l'uno e l'altro. Esatto. Vado subito in sovraimpressione con la Torre Chiara, che ne avevamo parlato prima, eccola qua. E vi ricordo che Dancing Pier Maria Rossi, Torre Chiara, info prenotazione, l'ho trovata appunto a Torre Chiara, info prenotazione al 340 26 91 601. 21 settembre, sabato sera, troverete Orchestra Luca Canali. Domenica 22 settembre, domenica pomeriggio, come abbiamo accennato, la Fantasy Group, ospite del pomeriggio, la grande Cinzia Felloni. Esatto, bene. E a proposito di Torre Chiara... Ci spariamo un bello camminato che abbiamo, non è proprio televisivo questo termine, ci spariamo, no, però lo stesso, sapete che io sono un po' così. Siamo ruspanti. Siamo ruspanti, esatto. Come i polli, come i capponi. Andiamo con un camminato girato proprio sotto il castello di Torre Chiara. Ma che divertimento. Ho fatto la principessa. E quei tacchi lì che non riusciva a camminare. Guardate. Il mio regista, c'è una scena, vedete lei... incollata alla chiesa. Ero appiccicata così, sì, al muro. Perché non riusciva a spostarsi con quei tacchi. Abbiamo svelato l'arcano. Bellissimo. Eccolo qua che arriva, ho camminato. Ho camminato. Tutto il giorno per scordare un volto, e invece in ogni volto vedevo te, vedevo te, vedevo te. Mi sei tornato ad ogni passo, qui davanti agli occhi, in fondo a questi occhi, sempre di più, ancora tu, sempre di più. Ho camminato, tanto, tanto camminato fino a sera, e calpestavo ad ogni passo un giorno l'ora della nostra primavera. Sui muri delle case come il vicine fioriva, ed è per questo che io torno da te, innamorata di te. Piangendo cancellando
sia te che il mio passato. E invece no, e invece no, e invece no. Eccoci qua ragazzi, dopo questo bellissimo brano, ci siamo dimenticati di dire una cosa. Eh sì, io voglio ricordare a tutte le persone, a tutte le attività da cui mi sono recata, di contattarci per gli spazi pubblicitari nel Ni Magazine, nella appunto trasmissione e anche in radio. E quindi contattate me o Nicola Marchese per avere questi spazi, perché comunque... la vostra attività ne gioverà. Verrà spinta in modo molto particolare, anche perché lì, nell'ultima pagina, dove c'è il Poggio alla Selva che ci tiene compagnia a partire dal mese di aprile, ha preso questa pagina per pubblicizzare la sua attività, in fondo ci sono tutti i riferimenti, come potete vedere. C'è Nima Pubblicità, è nata anche addirittura la concessionaria ufficiale di pubblicità. Ma sei una meraviglia, un grandissimo imprenditore. Ma noi Mediaset ci fa un baffo. Publiedi è quella del TV Parma, per l'amor di Dio, non voglio mica dire niente. Stavo dicendo Publi 80, quella di Mediaset. Sì, sì, sì. Comunque, andiamo avanti con gli appuntamenti del Parco Mescita. Parco Mescita, un appuntamento molto particolare, ragazzi. Intanto si parla del paradiso dei ballerini più esigenti, Terme di Sant'Andrea Bagni di Medesano, Parma, Piazza Ponci, numero 5. Giovedì 26 settembre, per la prima volta, udite udite, Luca Canali e Nicola Marchese insieme per un grande spettacolo. Vi è vietato mancare. Abbiamo voluto organizzare anche questa situazione, venite che ci divertiremo insieme. È la prima volta che facciamo questa abbinata, Luca Canali e Nicola Marchese. Bello. Direi di andare subito in musica, ci ascoltiamo un mio brano, dai. Sì, che meraviglia. Cosa ti dedico? Cosa ti dedico? Cos'è che ti piace delle mie canzoni? A me piace molto quando canti Renato Zero. Ma non ho niente di Renato Zero. No. No, che canto Renato Zero, non ci ho registrato niente, ma... posso dedicarti il cuore italiano. Va bene, prendi bello questa qui. Anche quello. Dai, tutta per voi. Grazie. E per te, Cinzia. Grazie, Nicola. Il cuore mio laggiù, in quella terra che incontra il cielo e il mare. Là un tempo c'eri tu, che mi stringevi a te, facendomi sognare. So che tutto è cambiato tra noi, ma non è mai
mai troppo tardi, lo sai. Se qualcosa che ci unisce ancora c'è, non sarà il cuore del nord che su noi ce lo porterà. Contro vento da te correrò, come nube nel cielo sarò. Su di noi il vento del nord soffia, ma non lo sento più, perché poi si riscalderà, brillerà il cuore del nord. E non mi basterà quell'illusione in più di averti ancora qui. Là io voglio ritornare in quella terra che non ho scordato mai. So che sembrerà difficile, ma si può ricominciare se vuoi. Noi se stiamo bene ci sarà un perché. Non sarà il cuore del nord che su noi ce lo porterà. Contro vento da te correrò, come nube nel cielo sarò. Su di noi il vento del nord soffia, ma non lo sento più, perché poi si riscalderà, brillerà il cuore del nord. Sento più, perché poi si riscalderà, brillerà il cuore del nord, brillerà il cuore del nord, brillerà il cuore del nord. Arriva la 36esima festa dell'Uva a Barcaccia di San Polo d'Enza, Reggio Emilia, sabato 21 settembre. Si balla con l'orchestra I Fadabi, si cena con polenta con cinghiale o baccalà, grigliata mista. Domenica 22 settembre si balla con l'orchestra Nicola Congiu, indovina il peso del prosciutto. Ampio parcheggio, spettacoli, ballo e cena al coperto. Durante la festa saranno allestiti stand enogastronomici, hobbistica, tradizioni agresti, si potrà visitare la mostra dei trattori e moto d'epoca. Manatta Music and Dance a Reggio Emilia, via Monti Urali 4, zona San Maurizio. Grande inaugurazione di stagione 2019-2020, venerdì 11 ottobre, Roberto Morselli con ospite Michele. Per info e prenotazioni rivolgesi a Deborah, il numero è 348-529-8529. Polisportiva Casalgrande, sabato 12 ottobre, undicesimo compleanno dell'orchestra Nicola Marchese. Dalle 19 alle 21 cena con menù alla carta, primi, gnocco, tigelle. Ingresso al ballo 8 euro a persona, 4 euro per chi cena. Per info e prenotazioni il numero è 0522 846322 e 335 6244675. Torta per tutti! Densi La Montagnola, Campo Gagliano in provincia di Modena, via Giuseppe Garibaldi 51. Per info e prenotazioni rivolgersi a Deborah, il numero è 348-52-98-529. 25 settembre, mercoledì sera, Claudio Nanni Orchestra. Unione Parkinsoniani, in collaborazione con il Circolo Il Castello di San Prospero di Parma e il Circolo Arci Indios Mundo di San Polo d'Enza,
Domenica 29 settembre organizza un pranzo benefico per l'Unione Parkinsoniani presso la Polisportiva di Basilica Goiano. Inizio pranzo ore 12.30, seguirà pomeriggio in musica con Bruno DJ e tante sorprese. Menù, lasagne, gramigna alla boscaiola, torta fritta con salumi, torte miste, vino e acqua. 20 euro adulti, 10 euro bambini fino a 12 anni. Prenotazioni entro il 22 di settembre. Per info e prenotazioni, Rosita 329 63 89 25, Giuliana 349 37 11 404, Daniela 347 06 94 235, Unione Parkinsoniani 0521 23 13 18, info@parkinsonianiitalia.it. Ormai il nostro tempo sta quasi terminando, cara Cinzia. Peccato, ma ho parlato del 26 di settembre del Parco Mescita, preso dall'enfasi di questa serata con le due orchestre, ma oggi è il 18, domani è il 19, pertanto c'è ancora un appuntamento importante al Parco Mescita. Ecco la slide in sovraimpressione e vi ricordo che giovedì 19 si balla con Matteo Bensi, una serata con la grande orchestra, spettacolo di Matteo Bensi. Domenica 22 pomeriggio con orchestra, buffet gratis per tutti, si balla anche in caso di maltempo e la prenotazione è gratuita. 340 26 91 601 328 21 16 719. Questo è l'appuntamento del Mescita di domani sera, mi raccomando, numerosi anche con la grande orchestra di Matteo Bensi. E possiamo andare avanti e ricordiamo ancora una volta il 29 settembre. 29 settembre. Che cosa succede? Dai, pensaci tu. Il grande concerto di Nick Luciani, La Voce dell'Anima, alle ore 18 presso la Rocca di Soragna. Io gli aprirò le scene, canterò qualche canzoncina anch'io. Che bello. Che cosa canterai? Hai già qualcosa in mente? O... Ma penso proprio di sì. Comunque canzoni degli anni 80, di quell'epoca lì un pochino. E quindi partirò io e poi arriverà lui. Che bello. E quindi veramente vi aspettiamo tanto. Non vedo l'ora, guarda, sono proprio curioso. Speriamo, ma si farà all'esterno? Sì, all'esterno se c'è bello lo faremo proprio all'interno della rocca, però all'esterno. E se ci dovesse essere brutto si fa lo stesso? Andiamo su nel salone. Ah, boh, si fa lo stesso. Pertanto, amici, è un concerto garantito. Garantito. Non vi preoccupate che faremo un bel lavoro. Assolutamente. Sono curioso. Poi io dopo, il giorno dopo, me ne vado in Cilento, però... Vengo anch'io. Dai, vieni anche tu. No, tu no. No, tu no. Ma rimanete sintonizzati, perché chi lo sa che arrivi una crociera... Speriamo. Con Cinzia e Nick Luciani. Chi lo sa? Ti ho detto che noi dobbiamo stare divisi, perché se stiamo insieme ne organizziamo di tutti i colori. Sì, vero. Vado al Rugantino, dai, anziché la crociera. Ecco qua che arriva la slide in sovraimpressione, scusate. E vi ricordo che Rugantino lo trovate in via Giovanni Falcone, numero 2, a Basilica Nova. Info prenotazione 0521 68 20 00. Sabato 21 settembre, orchestra Davide Montali. Questa è una grande apertura degli appuntamenti invernali del Rugantino. Andiamo in musica, ci ascoltiamo una bella canzone di Davide Montali. Volentieri. Dai, sarò romantico, Baciarti a mezzanotte. Che meraviglia. Oh, non me ne voglia tuo marito. Tutto bello. Non me ne voglia tuo marito però, eh. No. Ma a proposito di tuo marito, sì. Lui cosa pensa di tutto questo che stai facendo? È contento. Ma è venuto con te in Calabria? Sì, sì. Non la molla, eh? No, per carità. È controllata a vista, no, ma guarda che è una donna seria, che sia chiaro. Sì, sì, sì. Andiamo in musica, Baciarti a mezzanotte e poi ci troviamo per i saluti finali, perché ormai il nostro tempo a disposizione è terminato. Stare qua un'altra ora. Anch'io. All'indomani tu sei pazzo, con i tuoi comportamenti da ragazzo. Un'ora mi ero appena addormentata ed improvviso tu mi hai risvegliata. Però poi ti confesso che mi va, il
meccanismo di felicità. Baciarti a mezzanotte è quello che ci vuole, lì conta il sentimento, non servono le parole. Guardarti mentre dormi, la testa sul cuscino, è un po' di paradiso l'averti a me vicino. Mi sveglio a mezzanotte, un po' mi fai l'offesa, sussurri poi domani, ma non mi va l'attesa. Baciarti a mezzanotte, non dire amor di no, poi stanco sul tuo seno, mi riaddormenterò. Lo fai 12 rintocchi, ci sembra dir non farle un po' da sciocchi, è diventato ormai una mania, a mezzanotte io ti voglio mia, è la stagione della gioventù che passa in fretta e non ritorna più. Baciarti a mezzanotte è quello che ci vuole, lì conta il sentimento, non servono le parole. Guardarti mentre dormi, la testa sul cuscino, è un po' di paradiso l'averti a me vicino. Mi sveglio a mezzanotte, un po' mi fai l'offesa, sussurri poi domani, ma non mi va l'attesa. Baciarti a mezzanotte, non dire amor di no, poi stanco sul tuo seno mi riaddormenterò. Sussurri poi domani, ma non mi va l'attesa. Baciarti a mezzanotte, non dire amor di no, poi stanco sul tuo seno, mi riaddormenterò. Baciarti a mezzanotte, non dire amor di no, poi stanco sul tuo seno, mi riaddormenterò. Prima di salutarci, cara Cinzia, ne approfitto per dare gli appuntamenti della mia orchestra di questo fine settimana. Mi pare giusto. Posso? Direi posso, di sì. Dai, dai, ne approfitto ed ecco qua che arriva la slide in sovraimpressione. Amici dell'Orchestra Nicola Marchese, sabato 21 settembre mi trovate al Circolo Bismantova Catellani, Reggio Emilia, domenica 22 settembre, pomeriggio e sera al Dancing Redas di Montecchio Emilia. Un grande ritorno dopo 3 anni, ragazzi, di assenza, pertanto vi aspettiamo numerosi per questa domenica in nostra compagnia e anche sabato. Sì. È un weekend reggiano, visto che ultimamente gli amici reggiani si lamentavano perché io ero più sul parmigiano e adesso torno di qua. Parmigiano reggiano. Vedi, mi piace tanto, ne posso mangiare poco, ma ne approfitto. Ti lascio salutare, Cinzia, salutiamo ancora i tuoi genitori che ci stanno guardando. Salutiamoli e salutiamo tutti i telespettatori. Grazie per essere stati in nostra compagnia e vi aspetto, mi raccomando, il 29 di settembre, ore 18, presso la Rocca di Soragna, in mia compagnia, in compagnia del grande ospite Nick Luciani e di Nicola Marchese. Grazie, ci salutiamo con questo brano della nostra Cinzia e ci ascoltiamo Mondo. Eccolo qua, sempre by Nima Production. Esatto. E rimanete sintonizzati, perché presto arriverà il terzo, ne combineremo delle belle. Ah sì, ciao a tutti. Ciao. Grazie Nicola. A te. Credi, sul mio viso un po' segnato, leggi che cos'è il mio passato.
Collaborazione con Nima Spettacoli, agenzia teatrale ed organizzazione eventi, San Polo Denza, Reggio Emilia, Robin Tour e Planetario Viaggi, per noi i viaggi sono esperienze da vivere, Rechico Caffè, la tua pausa di qualità.